alla mia destra Antoniucci Karin, una pittrice svizzera che ora ci svelerà i segreti delle sue opere. Salve. Ciao cara mia, assomiglio alla Amy. Wow, me lo dicono, grazie. Infatti, no, sono anche italiana, no, sì? Siccome sono sposata, cioè con 34 anni con un perugino, cioè, però è morto. Quindi è qui per questo? Se n'è andato, mi manca tantissimo, però lui mi ha portato per esempio l'idea della terra rossa. La terra rossa è dell'Elba, dell'isola d'Elba. Siamo andati e lui si è arrampicato sopra le rocce e ha preso questa terra rossa. Vedi, abbiamo fatto nell'isola d'Elba, siamo andati a prendere questa terra rossa che c'ha appunto tantissimi colori diversi. C'è la terra dove c'è molto... diciamo molto ferro dentro, è molto più rossa, poi c'è dove c'è il come si chiama? Solfo, quello giallo, è più chiara, no? È interessantissima. Così appunto dipingo con questo, con un po' di acrilici e i gessi. Meravigliose. Là si vedono addirittura due figure, si intravedono. Sì, ecco. O tre. Questo è un homage a Rodin. Conosci Rodin? No. Il grandissimo scultore Rodin. Ah, sì. Auguste, sì, Auguste, sì, Rodin. Sì, l'ho sentito. E lui ha avuto una modella, cioè, che ha fatto fare seduta così in un modo strano, però ho visto la scultura sua a Zurigo nella casa d'arte. E invece ho fatto un'altra cosa, cioè un'impressione di Rodin. Non è la sua scultura, è un po'. Mi ha colpito, eccetera. Anche qui la stessa tecnica della terra rossa, come diceva. Sì, infatti questo è nudo, è un sogno erotico. È sempre un ricordo del marito, vero? Certo, un sogno erotico, questo si vede. Uh-huh. Invece questa è la Amy Winehouse, è un'altra tecnica, sì. dove uso... la polvere di marmo. Vedi queste cose che fanno queste crepe così, no? E che fa un po' di tridimensionalità, no? E poi questo è con cui abbiamo pulito la macchina, no? Questi fili. No? Sono, appunto, dopo ci ho messo l'oro e le cose, insomma. E la Amy Winehouse che mi piace moltissimo come cantante, no? Cioè, anche come, cioè, persona, peccato, personalità, molto, storia di vita, peccatissimo che è morta, che ha fatto, si è rovinato tutta la vita. È vero, mi dispiace, ma...